va a colmare un vuoto storiografico di cui più volte si è parlato, perché Roma medievale è stata poco o male indagata, fondamentalmente per due ragioni. Innanzitutto un vuoto documentale che rende difficile, proprio per alcuni periodi, ricostruire quelle che sono state le dinamiche storico e sociali. Forse quelle che si ricostruiscono meglio sono le dinamiche istituzionali, ma che gioco forza spostano l'attenzione sulla dinamica papato-impero. Quindi diciamo che i libri che noi abbiamo avuto a disposizione su Roma medievale sono stati dei libri che comunque sono stati sempre viziati dal sentire la dinamica papato-impero come preminente a Roma, e di conseguenza quasi come se tutto il resto venisse poi soffocato e azzerato da questa presenza ingombrante dell'istituzione pontificia. In realtà la presenza dell'istituzione pontificia non fu meno ingombrante di quanto ad esempio nel Nord Italia non lo fu l'istituzione imperiale. Quindi non solo la dinamica comunale è stata significativa, ha avuto un suo spazio autonomo a Roma, ma il popolo romano è stato un popolo particolarmente attivo, brillante nel volume degli affari, nelle attività commerciali che ha intrapreso, e quindi un periodo storico che, per quel che concerneva la città di Roma, è sempre stato trascurato, in questo libro entra da protagonista, e le argomentazioni, le fonti sulle quali si basa lo storico sono assolutamente convincenti. Come romana, dicevo, anche è una grande soddisfazione aver scoperto questo libro, perché tutti noi che in qualche modo siamo cresciuti a Roma, ma comunque anche le persone che vengono in visita, hanno sempre la sensazione che il Medioevo non ci sia, no? Che in qualche modo sia stato totalmente cancellato, soffocato da questa eredità imperiale predominante, e poi comunque dal fenomeno del Barocco. Ed è chiaramente, per chi invece è appassionato di Medioevo, per chi ha l'occhio abituato, no? a riconoscere da un punto di vista artistico, architettonico, archeologico, è frustrante comunque vivere in una città dove la parte medievale o di fatto è stata cancellata, o comunque non viene valorizzata alla stregua di quello che è venuto prima e di quello che viene dopo. Un altro merito di questo libro, e dicevo, come al solito procede sul doppio binario, no? Un libro che ci convince sia come appassionati di Medioevo, ma anche appunto come appassionati della città di Roma, è che questo libro ha diciamo una capacità che sempre dovrebbe avere la storia, che è quella di abbattere i luoghi comuni. E da questo punto di vista è un libro prorompente, coraggioso, e forse è efficace proprio nella misura in cui l'autore non è un romano, è sicuramente un romano d'adozione, però proprio il fatto che sia uno storico francese diciamo lo rende ancora più credibile, no? Quando lui sfata questo luogo comune del romano indolente, di questo popolino minuto, che proprio per questo forse anche non ha avuto peso, no, nella vicenda comunale, proprio laddove il popolo invece in tutta Italia si risvegliava, no, cominciava ad avere una mentalità imprenditoriale, mercantile. Questo ovviamente è uno dei tanti stereotipi che si sono formati nell'Ottocento. Diciamo che tutta la storia medievale antica è quasi completamente viziata da stereotipi che si adattano all'Ottocento, ma che non hanno ragion d'essere nell'epoca precedente. Un'ultima riflessione: questo libro
avuto il merito di demitizzare un po' questa immagine della Roma classica che poi è stata idealizzata nel Rinascimento, quindi diciamo appunto ancora oggi l'idea che si ha della Roma classica in realtà è una sua idealizzazione posteriore, posteriore anche al Medioevo. Il fatto di essere riuscito invece a mostrare una Roma che proprio da un punto di vista economico-sociale aveva dimostrato di avere una grande efficacia, una grande grinta, una grande volontà di esprimersi, ha in qualche modo, cioè in qualche modo riportati a ridimensionare questa polemica che da ormai una decina d'anni dura, no? Soprattutto nel mondo degli archeologi medievisti, di questa fotografia catastrofica della Roma medievale. E questa fotografia catastrofica, perché è catastrofica? Perché noi, nello specifico per la città di Roma, la paragoniamo alla Roma augustea. Allora è evidente che diventa quasi una peculiarità di Roma quella di presentare una realtà economico-sociale catastrofica nell'età successiva. Ma come il libro ci porta a capire, noi dobbiamo ragionare su quello che è stato la situazione reale della penisola con il crollo dell'Impero Romano. Quindi, nel momento in cui smettiamo, no, di avere questo confronto continuo tra la Roma medievale e la Roma, imperiale, e invece cerchiamo di capire che cosa è successo alla fine dell'Impero Romano in tutta la penisola, ecco che quella, immagine catastrofica di Roma non ci appare più così catastrofica, nel senso che, per appunto i catastrofisti, quelli della Roma in declino e rovina alla fine dell'Impero Romano, l'idea dei pascoli all'interno dei fori romani, no? Degli animali che pascolano, è un'idea pazzesca. Ma se noi andiamo a guardare quello che succede nel resto della penisola, questo è il modo di riadattarsi ad una realtà che ormai è mutata. Con tutto quello che noi sappiamo, no? Cioè, le strade ormai sono insicure, non c'è più unità da un punto di vista amministrativo, da un punto di vista politico nella penisola, quindi gioco forza, il mondo si ruralizza e tende a particolarizzarsi, chiudersi in piccole situazioni territoriali dove appunto è più facile la difesa ed è più facile la sussistenza, in un mondo che ormai ha perso alcuni grandi contatti, alcuni grandi legami dal punto di vista anche commerciale. E quindi cerca di garantire delle strutture autarchiche, autonome. Mi sentite? Io vorrei essere un po' meno serio a proposito di Roma. Io sono storico di mestiere, quindi non sono stato pagato da nessuno, quanto mai non dal comune di Roma, per proporre un'immagine nuova e molto più positiva di quello che di solito si trova nei libri di storia a proposito del periodo comunale del Medioevo a Roma. Quindi ho fatto delle ricerche su Roma, da queste ricerche sono venute fuori delle immagini di una Roma totalmente diversa di quella che, come ha detto benissimo Chiara Mercuri, troviamo nella letteratura specializzata su Roma. Allora, questa rivalutazione della Roma che io propongo riguarda un po' tutti gli aspetti della storia di Roma, non in tutto il Medioevo, nel periodo comunale, quindi dalla metà diciamo dal XII a tutto il XIV secolo. Riguarda l'economia, riguarda la società, riguarda il ruolo politico di Roma nell'Italia di quel periodo tramite l'autorità principale, che è quella del comune,
e riguarda fino a un certo punto anche la produzione artistica, anche se devo dire che su questo punto sono stato preceduto ovviamente da due cose, due fenomeni. Il primo è che nessuno può negare che Roma conti un numero di chiese romaniche, nel senso più largo della parola, cioè o costruite o totalmente rifatte, ristrutturate e ridecorate tra fine XI e prima metà del XIV secolo. Su questo nessuno poteva negare che Roma possedesse, abbia conservato un patrimonio unico al mondo. Non c'è una sola città italiana che abbia conservato un numero di chiese così ricche, così belle come quelle del periodo romanico a Roma. Quindi su questo non ho intentato niente, ho cercato di portare eventualmente una interpretazione un po' diversa dell'estetica di queste chiese, sulla quale si può discutere. Poi l'altro punto sul quale sono stato preceduto, ovviamente, cioè non sono un scopritore né un innovatore, è sul ruolo degli artisti romani in un snodo cronologico molto preciso, cioè la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV secolo, sul ruolo dei pittori romani nell'invenzione di una nuova pittura che è quella, diciamo, diffusa da Giotto. Non so se ricordate, non le polemiche, ma insomma il battage che c'è stato quando era una decina di anni fa all'incirca, quando, non ricordo più come si chiama questo restauratore molto famoso, al quale è stato affidato, per esempio, il restauro completo degli affreschi della Basilica. Zanetti? Sì. Zanetti? Mi sembra Zanetti. Ecco, quindi incaricato dal restauro, con tutta una equipe ovviamente di restauratori e restauratrici, degli affreschi della Basilica Superiore di Assisi, dopo il famoso, purtroppo il terribile terremoto del 98, se non vado errato. Allora lui, che non solo è restauratore, ma anche critico d'arte e storico dell'arte, dopo questo restauro che gli ha dato ovviamente l'occasione di osservare per anni e anni gli affreschi della Basilica Superiore, ha pubblicato un libro e i giornali sono stati molto recettivi a questo libro, attribuendo non più a Giotto, ma a Cavallini, l'ideazione del ciclo degli affreschi della Basilica Superiore sulle storie di Francesco e anche l'esecuzione di una parte di questi affreschi. Non so se ricordate questo. Allora, i fiorentini naturalmente si sono difesi dicendo: no, siamo noi gli inventori della pittura moderna, eccetera, eccetera. Io non posso scegliere tra queste due scuole, se vogliamo, di pensiero sull'attribuzione degli affreschi della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi. Ma il fatto che una persona davvero competente abbia potuto attribuire questi affreschi a Cavallini ha suscitato tutto un dibattito sul ruolo di Roma non solo nella pittura ma anche nella scultura in questo momento determinante per il rinnovo totale delle produzioni artistiche in Italia tra fine XIII e XIV secolo. Quindi io su questo punto non ho inventato niente, ma per il resto è vero che Roma godeva di una fame pessima per quanto riguarda tutti gli altri aspetti della sua storia nel Medioevo. Si è un po' paradossale a prima vista che io, che sono principalmente uno storico dell'Italia medievale, dell'Italia comunale, uno specialista, come si dice, della storia dei comuni. Allora, nel mio libro faccio vedere che Roma aveva un comune ben organizzato, potente, molto sollecitato dagli altri comuni italiani a causa della sua potenza, del suo prestigio e via dicendo. Però è vero che di Medioevo, del periodo comunale, a parte le chiese, a Roma rimane ben poco. Quindi questo è un paradosso, perché quello che mi piace nell'Italia comunale sono tanti aspetti vari, ma è vero che il primo motivo per il quale, giovanissimo, nel mio secondo viaggio in Italia, non dico che ho deciso di lavorare sugli,
sui comuni, ero già studente di storia, ma non avevo ancora scelto il mio campo di studio. Però sono stato colpito e un anno dopo ho deciso effettivamente di dedicarmi, se volete, all'Italia comunale. Quello che mi ha colpito ovviamente è la bellezza dell'edilizia e dell'urbanistica delle città comunali. Perché su questo argomento potrei parlare per ore e ore, ma dico semplicemente che in moltissimi casi, vabbè, non a Milano per vari motivi, non a Firenze e come, in buona parte delle città dell'Italia comunale, l'urbanistica, cioè la rete delle strade e una parte del patrimonio edilizio risalgono al periodo comunale. Vi dirò di più, questa urbanistica è una parte delle infrastrutture, a cominciare dalle reti per l'approvvigionamento idrico, risalgono al periodo comunale e sono state utilizzate fino alla metà dell'Ottocento. Avete capito? Vi sto dicendo che la città comunale, da una parte per quanto riguarda l'urbanistica, non hanno superato la superficie urbanizzata e non hanno cambiato la struttura urbanistica fino alle metà dell'Ottocento. Per esempio, quando Firenze diventa capitale dell'Italia, come sapete, per dieci anni, Firenze vive ancora all'interno delle mura dell'inizio del XIV secolo, la sua rete stradale è esattamente quella del periodo comunale e gran parte dell'edilizia, cioè delle case, senza parlare dei monumenti ovviamente, risale al periodo comunale. Una delle novità scoperte 15-20 anni fa, non da me ma da uno di questi giovani studiosi ai quali accennava all'inizio, è che Roma per tre quarti di secolo, fine XII, metà XIII secolo, ha conosciuto uno sviluppo di attività commerciali e bancarie di livello internazionale superiore a quello di Firenze in quel periodo e del tutto paragonabile a quella dei banchieri, dei grandi banchieri dell'epoca, che erano i senesi. Quindi questa è un'idea da sfatare totalmente. Mi spiace che a Montanelli non era uno storico. E la Roma di Colla di Rienzo era perfettamente consapevole, aveva una grande cultura antiquaria. Non dico tutti i romani ovviamente, ma una minoranza abbastanza presente e visibile nella città dell'epoca.